energetica, noi stiamo facendo fare un aggiornamento dello scenario energetico per l'Italia. Noi abbiamo come Greenpeace questo scenario che si chiama Energy Revolution. Vi porto una copia e vi faccio paura. Regionale, europeo e nazionale, che facciamo con l'Istituto di Termodinamica dell'Agenzia Europea Tedesca, che da anni ci segue. Abbiamo iniziato a farlo nel 2007, prima europeo, poi a livello globale, ci abbiamo per la Cina, per la Giappone, eccetera. Quindi presenteremo questo scenario, collaboriamo abbastanza e sosteniamo questo coordinamento FREE, che è Fonti Rinnovabili e Efficienza Energetica, che si è costituito, e quindi come soci esterni, perché noi possiamo far parte di altre strutture, e quindi anche con loro, insomma, quindi c'è, per così dire, invece sul versante industriale, questo coordinamento ha le principali associazioni di categoria delle rinnovabili che sono dentro, che noi sosteniamo, sia l'eolico, il fotovoltaico che le altre. Abbiamo delle posizioni specifiche sulle biomasse per quanto riguarda l'uso dell'olio di palma. Noi siamo contrari all'utilizzo dell'olio di palma, che proviene quasi esclusivamente da aree deforestate. E la biomassa, diciamo, con certe caratteristiche a filiera corta si può utilizzare. Noi, diciamo, nel nostro scenario includiamo le biomasse che sono gli scarti, nel senso, come autosufficienza energetica dell'azienda, ma anche a livello locale, anche a livello elettrico, cioè gli scarti dell'agricoltura o delle foreste o della manutenzione dei boschi possono essere utilizzati per produrre anche elettricità. Meglio se lo fa in cogenerazione, così utilizza anche il carbone. Però nei nostri scenari, a livello globale, Greenpeace in tutto il mondo, le biomasse che provengono come scarti dell'agricoltura vengono accettate. Non vengono accettate, siamo molto critici sui biocombustibili, perché il conflitto con la produzione agricola è molto grave. Abbiamo criticato gli obiettivi europei, che sono troppo alti, secondo noi. Cioè, sui biocarburanti siamo molto attenti, perché effettivamente poi a livello globale, in alcune aree il prezzo del cibo è stato stravolto dall'utilizzo. Però ecco, se ti devo dire, come campagna, noi come campagna abbiamo proprio una opposizione all'olio di palma che viene importato e viene tutto da aree di deforestazione come l'Indonesia, dove l'olio di palma viene prodotto da monoculture che vengono generate bruciando la foresta regionale. Non soltanto perdi la biodiversità, che è già quello che noi, diciamo, che basterebbe, ma in più in Indonesia sono foreste che crescono sulla carbiera, quindi significa che è come se tu avessi una base di carbone che butti. Quindi loro scavano, drenano via là, quindi si asciuga la carbiera, poi danno fuoco. L'Indonesia credo che sia il terzo produttore globale grazie a questa pratica, perché è una pratica in cui sostanzialmente... In questo momento non c'è nessunissimo segno di cambiamento di tendenza. Dunque, in Indonesia hanno cercato di chiudere il nostro ufficio, ma siamo riusciti a farlo chiudere, e adesso... Un paio di imprese grandi che noi abbiamo attaccato hanno modificato le policy. Ce ne restano ancora altre su cui lavoreremo. Sì, il governo dell'Indonesia di che sta ancora? Il governo dell'Indonesia, a parte lì sono islamisti, un po' complicati. Il presidente ha avuto delle posizioni, infatti per quello abbiamo salvato l'ufficio, che tutto sommato, anche perché ha fatto gli accordi con la Norvegia per avere dei fondi per... La Norvegia finanzia questo meccanismo che si chiama RED, che serve sostanzialmente a compensare i paesi che hanno delle foreste, per tu non le usi perché questo è un bene di tutti e ti do dei soldi. Quindi diciamo, adesso dato ci sono le elezioni a fine anno, non manca molto. E se lui venisse rieletto c'è qualche speranza, perché ci sono grandissimi interessi che, come sapete, spesso hanno anche il controllo da grandi gruppi familiari o militari, eccetera. E noi abbiamo fatto attivismo lì anche con le comunità locali, perché ovviamente in queste foreste poi c'è gente che ci abita, e abbiamo fatto pure un campo di resistenza. La nostra responsabile di campagna è stata presa, gli stato impedito di arrivare al campo, la voleva intrappolare lì, gli hanno detto che poteva uscire dopo un po', io invece l'ho fatto andare via prima, e poi si è scoperto che c'era un timbro che doveva andare via dopo 2 giorni, che se facevano come dicevano loro, lei stava ancora lì perché la intrappolavano dentro, e quindi siamo in una situazione che è conflittiva. Ci sono alcune grandi imprese, soprattutto un grande gruppo che si chiama GAR, che poi ha varie compagnie che si occupano sia di olio di palma sia di produzione di polpa di cellulosa, che prendono, deforestano, fanno carta e poi dove deforestano si mettono olio di palma. Con questa, dopo 4-5 anni di conflittualità abbastanza intensa, siamo riusciti abbastanza a avere qualche
primo risultato positivo e quindi loro avrebbero delle policy teoricamente che dovrebbero limitare questa deforestazione. Non sono un unico gruppo e quindi non continuiamo a fare azioni. Veramente l'olio di palma è usato dappertutto. Sì. L'olio di palma il consumo che ha fatto un bel 30% della ruta. Ci sono, il problema grosso dell'olio di palma, soprattutto dell'olio di palma in Italia, è che questo è lo scenario globale di energia russa, che l'olio di palma in Italia ha una filiera molto particolare, passa attraverso una impresa che non conosce nessuno, si chiama Unigram. Si chiama? Unigram. È dell'Unilever? No, è un'impresa sua. Ed ha questa impresa, è l'unica in Europa che ha le raffinerie. Loro sono, importano, sono praticamente costretti per la struttura dell'impresa a importare olio di palma non raffinato. E questo olio di palma non raffinato può venire praticamente solo dall'Indonesia, da quelle piantagioni, perché gli altri esportano tutti olio di palma già raffinato. Quindi per come è fatta questa impresa, che è lo snodo poi della distribuzione dell'olio di palma, che va dalla COP, ma soprattutto i grossi volumi sono le centrali che hanno fatto e che vogliono fare sempre di più per produrre energia da biocombustibili. Questi praticamente devono passare per forza da loro e loro devono necessariamente importare materiale che non è raffinato. Quindi tutta la filiera per come è fatta è forzata a approvvigionarsi dall'Indonesia, perché da lì arriva l'unico olio che non è raffinato, perché loro qui hanno la raffineria, quindi se loro importano l'olio raffinato devono chiudere la raffineria, quindi gli perdono gran parte del business e quindi poi distribuiscono e i grossi volumi in realtà sono non tanto nei cosmetici, un po' più nell'alimentare, ma soprattutto nelle centrali di combustibile, che so che ci sono decine di progetti in Italia che noi più o meno, se c'era mentre, quella... Sì, mentre centrali fatte a ridosso delle aree boschive, sì, dove si può sono, prendere ma poi sono proprio piccole. Da manutenzione boschiva, o vicino ad aree agricole dove si producono comunque dei residui, perché molte produzioni soltanto le bruciano. C'è sempre il famoso discorso poche centrali grosse, quello che vuole la... Beh, loro adesso lo stanno facendo tanto, non sono molto. Però tu non lo vedi da lì, è quello che adesso stanno usando, ne stanno facendo veramente tante, sta diventando più un business che non un'attività correlata per... Dipende dalle dimensioni. Ammortizzare lo scarto. Il business, noi non siamo contro il business, perché se tu vuoi fare cambiare il sistema produttivo ci dovrà anche essere un po' di business. Il problema è che sono i criteri ambientali. Sì, ma adesso è un vantaggio dell'azienda stessa, non puoi farlo. I criteri ambientali solo che vengono utilizzati, ma i criteri ambientali, perché noi dobbiamo comunque far fuori le fonti fossili, non è che le facciamo fuori in 5 minuti. Cioè, se tu pensi qual è la massa di roba che devi far fuori. Quindi non siamo contro il business, il problema è che questo business è fatto con criteri ambientali sbagliati, non accettabili. Se i criteri ambientali sono accettabili... Cioè, se tu fai il conto delle emissioni di un litro di olio di palma raffinato che arriva qui, che parte dall'Indonesia, la deforestazione, alla fine le emissioni associate a quel litro di olio di palma bestiali. Non sono inferiori a quelle del combustibile fossile. Quindi il problema da quel le richieste, di... che le richieste di, lottizzazione della foresta indonesiana, le richieste sono 20 milioni di ettari, che sono la foresta indonesiana è di 20 milioni di ettari. Esatto, quindi praticamente tutta. Ci sono, sì,